Ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, si celebrerà il Dante Dì, una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante. Noi ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Minervino vogliamo onorarlo così. La Divina Commedia è un poema composto da Dante dopo il 1302. L'opera narra il viaggio immaginario compiuto dall'autore attraverso i tre regni dell'oltretomba, Inferno, Purgatorio e Paradiso, ed è suddivisa in tre cantiche, corrispondenti ai tre luoghi attraversati dal poeta. Un uomo si trova smarrito, non sa come, in un'intricata e paurosa foresta, la selva oscura. Si tratta di Dante Alighieri, poeta fiorentino di 35 anni, che inizia così a raccontare in prima persona il suo straordinario viaggio nell'oltretomba. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poche più morte, ma per trattar del ben chi ritrovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Non so ben ridir come v'intrai, tant'era pien di sonno che la verace via abbandonai. Dante cerca affannosamente di uscire dalla selva, riesce a giungere fino al suo confine e vede davanti a sé un monte illuminato dal sole che sta per sorgere. Ma non appena si accinge alla salita, il cammino gli è impedito da tre animali feroci, una lonza, un leone e una lupa. Dante, impaurito e disperato, è costretto a tornare indietro. Quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta, e non si partia dinanzi al volto, anzi, pendiva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte voltò. L'ora del tempo e della dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi paria che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che paria con l'arene tremesse. Ed una lupa che di tutte le brame sembrava carca la sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura cuscia di sua vista, ch'io prendei la speranza dell'altezza. Dante, guidato e confortato da Virgilio, si inoltra nella selva oscura per iniziare il suo viaggio. Dante si ritrova davanti alla porta dell'inferno. Sulla porta sono scritte parole minacciose che affermano la volontà di Dio. Attraverso di essa si scende nel regno del dolore eterno. Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Fecemi la divina potestate. La somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fu cose create, c'erano eterni, e io eterno Dio. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. L'inferno è popolato da diavoli e mostri. Questi svolgono il ruolo di guardiani e di persecutori delle anime dannate. Dante ne incontra subito uno, Caronte, lo spietato diavolo traghettatore, capelli bianchi e occhi di fuoco. Egli attende le anime dei dannati sulla riva di Acheronte, il fiume che segna il confine con l'inferno. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime brave! Non sperate mai vederlo cielo, vi vengo per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando, tu te le raccoglie, batte col remo, qualunque s'adagia. Dante e Virgilio sono giunti nel secondo girone infernale, dove sono puliti lussuriosi, cioè coloro che si sono lasciati travolgere dalla passione dei sensi contro ogni legge morale. Per questo, ora sono trasportati in eterno da una turbinosa tempesta che li trascina. Tra questi, Dante vede due anime che vengono trascinate abbracciate insieme, e chiede di parlare con loro. Amor, che al cor gentile il ratto s'apprende, preso costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amato amar perdona,
mi perse dal costui piacer sì forte, che come vedi ancora non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende a chi a vita ci spense. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? Noi leggiavamo un giorno per diletto, di Lancialotto con mio amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Essere baciato da cotanto amante, questi che mai da me non si è diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Cione di Dante attirata da una fiamma intensa e biforcuta, Virgilio gli rivela che sono le anime di Ulisse e di Diomede. Dante parla con Ulisse. Io e compagni eravamo vecchi e tardi. O frati, disse, che per 100.000 perigli siete giunti all'Oriente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza. I miei compagni feciosi aguti, con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. Dante e Virgilio sono giunti nel punto più profondo dell'inferno. Qui incontrano Lucifero, l'imperatore del male. L'imperador del doloroso regno, da mezzo al petto uscì a fuori della ghiaccia. Se fossi belli come egli e ora, brutto e contra il suo fatture, alzo le ciglia, bendè da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parte, a me gran meraviglia, quando io vidi tre facce alla sua testa. Sotto ciascuno uscivano due grandani, quando si convenia a tanto uccello, vele di mar non vidi io mai cotali. Levati, su, disse il maestro, inchiede, la via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza ride. Lo duca e io per quel cammino ascoso, entrammo a ritornare nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo. Salimmo su, e il primo e io secondo, tanto chi vidi le cose belle che porta i cieli per un Perugia tondo. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Citando l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte, noi ragazzi vogliamo lanciare un messaggio di speranza. Il desiderio di rivedere le stelle e di uscire dall'inferno della pandemia, dopo un anno di isolamento e distanziamento, è forte in tutti noi. Ora è il momento della responsabilità e del sacrificio. Dobbiamo vivere la vita con impegno per avere un futuro pieno di bellezza e di significato.